Dalle brevi note di Matteo 2,1,12 avvia una grande tradizione in cui elementi scritturali, Vangeli apocrifi, motivi folclorici, orientali e occidentali, storia e letteratura si fondono mirabilmente e perpetuano nei secoli tre delle figure più affascinanti del teatro della Natività. In modo parallelo alla storia sacra, però, le vicende dei magi sono anche un esempio interessantissimo di quella che chiamiamo la letterarizzazione del folklore, cioè l'emersione e la rielaborazione letteraria di materiali appartenuti a tradizioni eminentemente orali, che poi trovano la loro veste letteraria nella cultura mediolatina. Sono molteplici le tradizioni culturali che danno spessore di personaggio a queste enigmatiche figure di re, sapienti e astronomi, presenti anche in testi non lativi e legate a grandi temi ancestrali come la luce, il fuoco, il vaticinio. Una è di origine caldeo-mesopotamica, da cui derivano le competenze astronomiche e profetiche, una iranica e turco-mongola, legata al culto del fuoco. Una indo-orientale che si fonde con gli atti di San Tommaso in India, narrati in un Vangelo apocrifo del III secolo, scritto in siriaco, ma presto tradotto in greco e quindi in latino, che ha come centro propulsore la città di Edessa, a sua volta custode delle reliquie di Tommaso, ma legata anche al Mandilion, un pezzo di lino in cui era impresso il volto di Cristo. Gli aspetti magici e orientaleggianti della storia dei magi, che costituiscono un motivo di fascino anche ai nostri giorni, esercitarono il loro potere immaginifico sui medievali. Nelle fonti mediolatine, queste si innestano sulle vicende politiche consumatesi al tempo del Barbarossa. Siamo alla metà del XII secolo, tra Milano e la Germania, e con le invasioni dei mongoli, giunti in Russia e in Ungheria agli inizi del 1200. Nel 1164, Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia ma legato anche al Barbarossa, fa traslare i corpi da Milano, nella cattedrale di Sant'Eustorgio, infatti erano conservati, e li porta a Colonia. La traslazio, come sempre, porta con sé una fioritura di testi agiografici volti a legittimare la tradizione della reliquia e a consolidare il culto nel territorio, ripercorrendone la storia. Una delle versioni più interessanti che possediamo è l'Historia Trium Regum di Giovanni di Hildesheim, redatto a metà del 1300, un testo che fu apprezzato perfino da Goethe. Giovanni è un carmelitano, un ordine nato nell'undicesimo secolo e legato al santuario sul Monte Carmelo in Palestina, che non perde del tutto il contatto culturale con le origini palestinesi e le fonti orientali, nemmeno quando viene trasferito in Europa alla fine del 1200 e viene legato agli ordini mendicanti. E forse per questo motivo nella storia di Giovanni ritroviamo molti elementi della tradizione orientale e numerosi mirabilia, ma d'altra parte con le Goff possiamo dire che il miraculosus è uno degli aspetti del meraviglioso medievale. Allo stesso tempo Giovanni fonde questi elementi favolosi con le scritture e i testi patristici, cercando di dare coerenza unitaria a materiali decisamente eterogenei, ma anche tentando di soddisfare quelle curiosità che il testo assai sintetico dell'Evangelista aveva suscitato. L'Historia si apre mostrando l'antefatto. Sull'altissimo Monte Vaus, che si trova in Oriente, gli indiani alternavano turni di sentinelle. Quando fu profetizzato in Numeri 24-17, ma anche in testi caldei e persiani, sorgerà una stella di Giacobbe, i caldei e i persiani scelsero 12 astronomi saggissimi e li misero a turno a osservare l'arrivo della stella. Alla nascita di Gesù, i tre re rispettivamente dell'India, della Caldea e della Persia apprendono dagli astronomi che la stella si è manifestata. Predispongono grandi ricchezze, un seguito fiabesco e si mettono in viaggio, ignari l'uno dell'altro. In 12 giorni, senza aver bisogno di mangiare né di riposare, coprono come Abacuc una grande distanza. Infatti, il viaggio di ritorno durerà 2 anni e sarà pieno di insidie e di difficoltà. E giungono da Oriente a Gerusalemme. La sosta a Gerusalemme, pur guidati dalla stella, costituiva un motivo di curiosità nei fedeli, ma si trovava nel Vangelo. Giovanni, come già altri autori prima di lui, integra questa sorta di lacuna narrativa facendo incontrare e conoscere i tre re proprio a Gerusalemme, avvolti in una caligine che impediva di vedere la cometa,
rendendo questa tappa funzionale alla storia. I tre re, con l'ausilio della stella, giungono finalmente a Betlemme, indossano ricchi abiti e gioielli e offrono doni a Gesù. Qui Giovanni introduce una singolare eziologia. Da allora nessuno può andare dal sultano o da un re orientale senza portare doni. Ma la storia non termina qui con la spiegazione simbolica dei doni, bensì prosegue con la fuga in Egitto di Maria e con alcuni espedienti che collegano gli elementi cruciali della passione di Cristo alla storia dei magi. Per esempio, i 30 denari furono donati da Melchiorre, uno dei tre magi, a Gesù, ma Maria li perse scappando in Egitto. E Giovanni poi ci spiega come tornano a Gerusalemme, rientrando nella storia ufficiale. Dopo la morte di Cristo, che viene solo menzionata da Giovanni, il focus narrativo si sposta definitivamente in Oriente, con l'apostolo Tommaso che viene mandato in India e conosce i tre re. Tommaso narra loro la passione e la resurrezione di Cristo, mentre i magi narrano a Tommaso, in perfetta sincresi, gli episodi che prefigurano l'avvento e la nascita del bambino. A quel punto i magi fondano una bellissima città ai piedi del monte Vaus, dove dimora il signore degli indiani, il prete Gianni, menzionato anche in altre fonti. La storia si avvia alla sua conclusione. I magi vivono in castità e quindi non hanno eredi. Lasciano la guida spirituale dei loro tre regni al patriarca di Antiochia, che però ribattezzano come Tommaso. La guida temporale è affidata invece al prete Gianni, menzionato con mansioni diverse, come ho detto anche in altri testi, ma che adesso diventa un titolo di comando. A questo punto Giovanni chiude il cerchio. I magi, ormai ultracentenari, raggiungono Cristo e vengono sepolti nella città che da loro fu fondata. Cominciano i consueti miracoli post mortem. A metà del IV secolo, Elena, la madre di Costantino, mentre visitava i luoghi sacri di Cristo, si spinse fino in India, dove recuperò i corpi dei tre re magi, donando in cambio la salma di Tommaso, l'apostolo. Elena collocò i tre santi nella cappella di Santa Sofia in Costantinopoli, dove rimasero finché Eustorgio, da Costantinopoli venne a Milano, dove diventò vescovo e chiese e ottenne di portare con sé i tre corpi. Dalla chiesa di Sant'Eustorgio a Milano, l'arcivescovo Reinaldo di Dassel, come abbiamo appreso precedentemente, li traslò intorno al 1160 a Colonia e qui si chiude la storia.